Mazzara ha rilasciato dei libici, il motopesca tramontana ha sventato un altro sequestro. Campobello ha arrestato posto ai domiciliari dei carabinieri un presunto spacciatore. Mazzara, mercato ittico all'ingrosso, ennesimo grido d'allarme, restituto il 2000. L'Evans in mare restituisce altri reperti alla battaglia dell'Egadi, recuperati due rostri. Palermo, passo in avanti per la nascita del distretto delle filiere dei territori di Sicilia in rete. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Lo avete sentito nei titoli, è stato rilasciato dai libici il motopesca mazzarese tramontana. I particolari nel servizio. È stato rilasciato il peschereccio mazzarese tramontana, fermato dalle autorità libiche l'altro ieri, mentre era impegnato in una battuta di pesca nel Golfo della Sirte. Ne ha dato notizia ieri sera il governo italiano del Premier Giuseppe Conte attraverso una nota pubblicata sul sito internet di Palazzo Chigi. L'immediato e coordinato intervento della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli con il Governo di Accordo Nazionale di Tripoli e con le autorità locali di Misurata ha consentito di raggiungere rapidamente una positiva conclusione di una vicenda che rischiava seriamente di complicarsi, si legge nella nota. Dunque, il peschereccio tramontana con il suo equipaggio a completo ha lasciato il porto di Misurata, dove era stato costretto a dirigersi per fare il rientro in Italia. La notizia del rilascio è stata accolta in maniera positiva e con soddisfazione dal sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, il quale ha ringraziato il ministro degli esteri e tutte le autorità diplomatiche che con la loro intensa azione hanno consentito il rilascio degli uomini e del natante. Assieme al distretto della pesca, ha aggiunto il sindaco, abbiamo seguito la vicenda con attenzione ed esprimiamo soddisfazione per l'esito positivo di tutta la vicenda. E grande soddisfazione per il rilascio del peschereccio mazzarese ha espresso anche il presidente del distretto della pesca, Giuseppe Carlino, secondo cui un grande applauso va all'attività incessante messa in campo dalla Farnesina e dalle autorità militari e civili impegnate nella soluzione della vicenda. Inoltre Carlino sottolinea come il tempestivo intervento della Marina Militare Italiana ieri pomeriggio abbia scongiurato un altro sequestro di un peschereccio mazzarese nella stessa zona nella quale era stato fermato il peschereccio tramontana. E soddisfazione per la liberazione del peschereccio tramontana ha espresso il presidente di Agripesca Sicilia, l'ex deputato mazzarese Tony Scilla. Siamo davvero felici e soddisfatti per la veloce e positiva conclusione della vicenda del sequestro del peschereccio tramontana, nostro associato, ha dichiarato Scilla. Per questo vogliamo ringraziare le nostre autorità militari e il governo italiano. Contestualmente però, prosegue Scilla, chiediamo una maggiore salvaguardia e tutela della nostra marineria rispetto al tema dei sequestri nel canale di Sicilia, che tanti danni economici e tanto dolore, anche perdite di vite umane, hanno arrecato alle nostre imprese di pesca e ai nostri pescatori. Ed è ceduto anche il secondo bambino rimasto coinvolto nell'incidente lo scorso 12 luglio nei pressi dello svincolo autostradale di Alcamo. Il piccolo si trovava ricoverato in gravi condizioni. Nell'incidente era deceduto subito il fratellino di 13 anni. Il padre si trova tuttora ricoverato in coma. L'uomo si trovava alla guida dell'auto quando si è verificato l'incidente. Un presunto spacciatore è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara. Sentiamo. Un arresto eseguito, e questo è il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuato domenica scorsa dai carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo. L'arrestato è 39enne Enzo Vaiana, originario di Castelvetrano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo della propria autovettura dai militari della stazione di Campobello di Mazzara. I carabinieri hanno trovato a bordo del veicolo una modica quantità di cocaina. Insospettiti dell'atteggiamento del 39enne, i militari hanno deciso di estendere il controllo anche a casa dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 10 grammi di hashish, bilancini di precisione. La droga sarebbe stata nascosta nella spazzatura. I carabinieri hanno anche sequestrato 400 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo, al termine della promulgazione del rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
Il presidente Enzo Sturiano ha convocato una nuova sessione del Consiglio Comunale di Marsala composta da 4 sedute. Il Consesso Civico Lilibetano si riunirà martedì 30 luglio, poi giovedì 1, lunedì 5 e mercoledì 7 agosto alle ore 10 nella sede istituzionale di Palazzo 7 aprile. 80 sono i punti iscritti all'ordine del giorno. La Commissione per le garanzie statutarie di Mazara, presieduta dal consigliere Giorgio Randazzo, è composta dai consiglieri Arianna Dalfio, Giovanni Iacono, Antonio Colicchi, Antonino Zizzo, Antonella Coronetta e Giuseppe Palermo, ha approvato una modifica al regolamento per l'elezione del consigliere aggiunto. La Commissione all'unanimità ha introdotto un comma all'articolo 8, comma che prevede nel caso in cui per assenza di candidati non si possa procedere all'elezione del consigliere aggiunto, l'amministrazione comunale procede non oltre il termine di 12 mesi dalla data dell'elezione del consiglio comunale all'indizione di una nuova elezione. La modifica proposta dalla Commissione approderà in consiglio comunale. La realizzazione di un laboratorio di cittadinanza attiva sulla memoria delle vittime innocenti delle mafie, un altro sul riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, ma anche sulla tutela della natura attraverso la sperimentazione dell'agricoltura biologica e su azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico. È questo il progetto Castello Lab, realizzato dall'associazione Castello Libero Onlus in partenariato con il comune di Castellammare del Golfo. È finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà presentato questo pomeriggio alle 18.30 nella Villa Comunale Regina Margherita di Castellammare del Golfo. Altri due rostri della prima guerra punica sono stati recuperati nei fondali dell'Egad. Il servizio. Altri due rostri sono stati recuperati dai fondali dell'Egadi, lo ha reso noto ieri Palazzo d'Orléans. Fino ad oggi sono stati rinvenuti 16 rostri romani e 2 cartagiresi. I micidiali, strumenti di guerra, montati sulla prua delle navi per spronare le imbarcazioni nemiche, rappresentano la prova evidente che i fondali di Levanzo sono certamente il teatro della battaglia navale che sancì la fine della prima guerra punica, con la vittoria della flotta romana su quella cartaginese. I due reperti in bronzo presentano una particolare decorazione con forma di animale nella parte sommitale, quindi sicuramente appartenuti a graduati dell'esercito romano. La vera novità delle ricerche di quest'anno è comunque la scoperta effettuata 3 giorni addietro. Una spada in metallo della lunghezza di circa 70 cm con una lama larga 5 cm appartenuta probabilmente ai soldati di uno dei due eserciti. Le armi dei soldati non erano state fino ad oggi mai ritrovate. I reperti, dopo lo studio del restauro, andranno ad arricchire l'esposizione all'interno dell'ex stabilimento Florio di Favignana, dove, in una sala allestita con spettacolari elementi multimediali, sono esposti i rostri e gli elmi recuperati nelle campagne precedenti. Ed è a Sebastiano Tusa che quindi dedichiamo queste ultime scoperte, ha dichiarato il presidente Musumeci, poiché la sua geniale intuizione e la sua perseveranza nelle ricerche hanno consentito oggi alla Soprintendenza del Mare e ai partner che hanno collaborato di portare a termine un'operazione scientifica che mette un altro importante tassello nel mosaico dello scontro tra romani e cartaginesi. Buona adesione dei lavoratori del settore trasporti della provincia di Trapani, con una punta del 100% nel comparto marittimo allo sciopero generale nazionale indetto da Filt CGL, Fit CISL e UIL Trasporti. I sindacati ieri mattina hanno dato vita a un sit-in davanti alla prefettura di Trapani, così come è avvenuto nel resto d'Italia, per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte denominata Rimettiamo in movimento il Paese, indirizzata al governo per avviare un confronto su trasporti, infrastrutture e regole chiare che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese, nonché sulla tutela ambientale, sul diritto di sciopero e, per quel che riguarda il settore marittimo, la soluzione rispetto alla regolamentazione del sistema dell'autoproduzione. L'Istituto Il 2000 di Mazara chiede l'istituzione della Borsa Internazionale del Pesce. Sentiamo.
L'istituto Il 2000 di Mazara del Vallo prende posizione sul mercato ittico all'ingrosso. La scomparsa di quel mercato, si legge in una nota, rappresenta un vuoto che bisogna colmare. Sbagliata ed inconcludente, si legge ancora nella nota, la scelta di destinare il nuovo edificio del mercato ittico nel Porto Nuovo ad agroalimentare. L'opportunità per Mazara, ex regina della pesca italiana, è invece istituire nel mercato ittico un sistema di governance di export euro-mediterraneo coinvolto ed allineato con filiere di porti africani, mediterranei ed atlantici. Per i ricercatori e analisi dell'Istituto del 2000, la soluzione quindi deve essere della istituzione municipale. Il 2000 propone la Borsa Internazionale del Pesce, un luogo economico di riferimento con la tecnologia adeguata e con il digitale per far conoscere e commercializzare a giusto prezzo i pesci delle filiere in collegamento con i vari porti pescherecci africani. La Borsa Internazionale del Pesce di Mazara evita la frammentazione del pescato creando una rete di collegamento e beneficia ai pescatori. Mazara è ormai cablata più di altre città con le nuove reti sottomarine di comunicazione, di cui tre con la Tunisia, Libia e Centroafrica. Grazie alla Borsa Internazionale del Pesce, l'economia della pesca di Mazara potrebbe quindi andare avanti, manifestarsi nel Mediterraneo ed arrivare nell'Oceano Africano. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la sentenza del TAR, è stata infatti revocata la concessione a un lido sulla spiaggia di San Teodoro a Marsala. Lo hanno reso noto i parlamentari del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri e Sergio Tancredi. Possiamo affermare, hanno dichiarato i due deputati regionali, che sono state ripristinate le basilari condizioni di legalità, requisito essenziale perché questo litorale bellissimo possa tornare a disposizione dei cittadini e dei turisti nel pieno rispetto delle regole. I giudici amministrativi hanno confermato l'esistenza di ripetute violazioni in adempimenti. Chiunque adesso potrà tornare a godersi questo affascinante tratto di spiaggia nell'estrema periferia nord dello Stagnone, di fronte all'Isola Lunga, hanno concluso i due deputati grillini. La Commissione Affari Istituzionali dell'ARSA ha approvato all'unanimità il disegno di legge per l'istituzione della consulta giovanile regionale. Tra le funzioni della consulta ci sarà la formazione, il confronto e la crescita di tutte le consulte giovanili dei giovani siciliani. Avrà funzioni propositive, consultive e di studio di iniziative legislative volte a promuovere l'interesse dei giovani alle tematiche sociali e territoriali. Inoltre, grazie al suo principio di rappresentanza, traccerà un canale di dialogo diretto con l'Assemblea regionale siciliana. Parliamo adesso di distretto del cibo. È stata presentata l'istanza per la nascita delle filiere dei territori di Sicilia in rete. Il servizio. Presentata l'istanza per far nascere il distretto delle filiere dei territori di Sicilia in rete, che mette al centro le imprese delle filiere produttive strutturate, le produzioni con certificazione di qualità e biologiche, il turismo e un largo partenariato sul territorio. Lo ha reso noto il distretto della pesca e crescita blu di Mazara. Ad avere consegnato l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta dal bando dell'assessorato regionale per l'agricoltura, per i distretti del cibo e la rete soggetto proponente Cibo in Sicilia, costituitasi lo scorso 17 luglio e vede tra i partecipanti proprio il distretto mazzarese. Il largo partenariato aderente al nuovo distretto è costituito da 4 agenzie locali di sviluppo, 5 flag, 16 galle con tutti i comuni soci, 8 tra associazioni di categorie dei consumatori, 6 tra consorzi di tutela e OP, le associazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura biologica, le realtà sociali e di promozione turistica ed ancora 5 consorzi di ricerca, l'ESA, la rete delle fattorie sociali, il comitato Fa la cosa giusta, l'AICRE, l'ANCI Sicilia, 3 enti di formazione, oltre a numerose imprese agricole e agroalimentari. Il distretto coinvolge tutte le province del territorio siciliano e 8 filiere produttive regionali complete, oltre alla presenza di alcune aziende. 60 i comuni coinvolti, 6.157 le imprese agricole, 15.286 addetti delle imprese partecipanti al distretto, 60 forme associative di imprese agricole aderenti al distretto, 17 produzioni agroalimentari di qualità, 318 milioni di euro il volume di affari complessivo delle produzioni
produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto del cibo. Grazie a un lavoro incessante e meticoloso, ha dichiarato il presidente del distretto manzarese Nino Carlino, possiamo adesso implementare attività che valorizzino ancora di più le eccellenze siciliane e affrontare le sfide dei mercati globali. Al via nel territorio comunale di Mazzara un'operazione di pulizia straordinaria della città che ha l'obiettivo di ripulire strade, piazze ed aree che a seguito del comportamento di una minoranza agguerrita di incivili, si legge in una nota di Palazzo dei Carmelitani, si sono trasformate in mini discariche a cielo aperto. Unitamente alle operazioni di pulizia straordinaria saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale coordinati dal comandante Salvatore Coppolino e delle ditte incaricate della raccolta porta a porta dei rifiuti, controlli che con l'ausilio delle videocamere che sono state installate in punti strategici della città hanno già portato ad elevare 300 sanzioni da 300 euro ciascuna per abbandono di rifiuti in strada e 16 sanzioni da 300 euro ciascuna da attività commerciali per esposizione di rifiuti non conformi. In occasione del 41esimo anniversario dell'istituzione dell'Ordine Professionale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani organizza una cena conviviale che si terrà il 26 luglio con inizio alle 20 presso la sezione di Trapani della Lega Navale Italiana. L'Ordine di Trapani è presente nell'azione del Consiglio Nazionale della Consulta degli Ordini degli Architetti di Sicilia nel portare avanti il lavoro congiunto con il Governo nazionale, le linee guida per una legge sull'architettura e nella già avvenuta stesura, già adottata dalla Regione siciliana, dei bandi tipo per l'affidamento dei lavori pubblici e la promozione dei concorsi di progettazione in due fasi, aperta anche ai giovani architetti italiani. Allora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. A seguito della nota pervenuta dalla Fidas Alcamo, l'associazione donatori volontari sangue, affinché possa essere incentivata la raccolta del sangue, facciamo nostra la richiesta, ha dichiarato l'assessore ai servizi alla persona del comune alcamese Stefano Alessandre. Invitiamo tutti coloro che possono farlo a donare il proprio sangue, indispensabile per salvare tante vite umane. È possibile donare presso la Fidas di Alcamo tutti i venerdì e tutte le domeniche. Si chiama Io ti vedo, io ti sento, il progetto teatrale realizzato dal centro AIAS di Mazzara che a partire da ottobre ha coinvolto 25 bimbi e ragazzi che frequentano il centro di riabilitazione. Il momento conclusivo del progetto è stata la realizzazione del cortometraggio Non tutte le favole sono un gioco che verrà proiettato al pubblico mercoledì 31 alle 21 all'AIAS. La presenza degli assistiti, dei familiari e degli operatori del centro di riabilitazione. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera con inizio alle 22.35 riproporremo il saggio 2019 della scuola di danza Tutu Ballet di Giusy Pastore. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.